Il Pegaso per lo sport 2016 è stato assegnato dalla regione toscana alla campionessa del mondo di canoa Costanza Bonaccorsi nel corso di una cerimonia, un premio speciale anche al primo scudetto della Fiorentina del 1955-1956. Costanza Bonaccorsi è l'atleta dell'anno 2016. Grande tradizione della canoa. C'è il Pegaso d'oro per lei, glielo consegna l'assessore Stefania Saccardi. Si chiama Costanza Bonaccorsi, a 21 anni, Fiorentina DOC, campionessa mondiale ed europea nella canoa di discesa, atleta della Canottieri Comunali. È lei la sportiva dell'anno 2016, incoronata con il Pegaso d'oro della Regione Toscana in occasione del tradizionale appuntamento che si rinnova ormai da 18 anni. Una vittoria particolare la sua, giunta fra l'altro alla vigilia dell'8 marzo, festa della donna, cerimonia tenutasi nell'auditorium di Spazio Reale alle porte di Firenze. Mi alzo la mattina, faccio colazione, mi vado ad allenare, pranzo e torno ad allenarmi, poi ceno. Totale? Un 4 ore al giorno vanno via, sì. Un bel impegno, eh? Sì, anche perché non ho stipendio, quindi è gratis. Insieme a lei sul podio toscano un altro giovane talento, Cristina Berti, campionessa di pattinaggio artistico a rotelle, medaglia d'argento ai campionati mondiali, e la squadra della Fiorentina Baseball per ciechi, che ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia. A consegnare i riconoscimenti l'assessore allo sport della Regione Toscana, Stefania Saccardi. Rendono onore a questa terra, sia sotto il profilo agonistico che sotto il profilo del fair play, sia anche sotto l'aspetto dell'accessibilità, perché noi poniamo anche grande attenzione a tutti gli atleti paralimpici, quindi insomma una bella manifestazione che porta lo sport della Toscana al centro dell'attenzione. Grande commozione poi quando è stato assegnato un Pegaso speciale alla Fiorentina, che conquistò il primo scudetto del club viola nella stagione 55-56. In sala i giocatori d'allora e i familiari di coloro che nel frattempo sono scomparsi. Una targa speciale è stata consegnata al Museo della Fiorentina per ricordare questo straordinario successo. Si vinceva e si faceva un bello spettacolo, e in modo che da qualsiasi parte che siamo andati siamo stati sempre accolti in una maniera eccezionale, tramite anche i riscontri vecchi, e si è portato un nome della Fiorentina in tutto il mondo. Premio Fair Play, infine, alle due società di calcio giovanile, Capraia e Limite e Gambassi Terme, che nei mesi scorsi interruppero una partita per prestare soccorso ad un giocatore che era stato colto da malore. Premiati in totale oltre 200 atleti da ogni parte della Toscana.